Naturalmente, tra i tanti programmi della difesa ce n'era uno incentrato sulla ricerca degli oggetti volanti non identificati, gli UFO. La corrispondente è Giovanna Boteri. La navicella spaziale assomiglia più a un albergo 5 stelle che ad uno shuttle. È l'ultima invenzione di Robert Bigelow e della sua compagnia aerospaziale, che sta preparando viaggi commerciali sulla Luna prima che, spiega l'imprenditore miliardario del Nevada, l'America si faccia soffiare anche in questa occasione dai russi. Bigelow, rivela un'inchiesta del New York Times, lavora dal 2007 per la NASA grazie ad un programma speciale voluto dal suo grande amico ed allora capo dei senatori democratici Harry Reid, che fece varare un programma segretissimo del Pentagono per l'identificazione avanzata delle minacce aerospaziali, con un budget di 22 milioni di dollari all'anno che il Pentagono ha per 10 anni nascosto a tutti, per non dover rivelare che stava facendo ricerche sugli UFO o perché tutti i soldi sono finiti nelle tasche di Bigelow, ancora non è chiaro. Momento cruciale del programma è lo studio di questo filmato ripreso dalla portaerei Nimitz nel 2004 al largo delle coste californiane, con due jet che decollano per dare la caccia ad un oggetto volante ovale e non identificato. Certo, invece un'intervista storica dello stesso Bigelow a 60 Minutes sulla CBS, in cui dichiarava che sì, gli UFO esistono, lui ci crede, ne ha le prove, li ha pure intravisti. E lascia intendere che il programma della NASA, anche se sulla carta è stato chiuso dal Pentagono, continua in realtà a funzionare, assieme alla caccia agli oggetti volanti non identificati.